Pirocchi radiosi, ragazze. Sì, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Sí, en tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, bella bustona. Ho deciso di farvi un video su nuovi prodotti, perché voi mi chiedete sempre recensioni, prodottini, prodotti da supermercato, low cost, economici, c'è qualcosa anche dell'essence, trucchi, non solo, anche cosmetici con buon inci. E io comunque continuo a comprare le cose, però mi dimentico sempre di farvi video. Ho pensato, adesso faccio un video subito appena ho comprato le cose, faccio subito vedere le cose che ho comprato, poi magari più in là, che le inizierò a provare, eccetera, vi farò proprio delle recensioni specifiche sull'utilizzo. Adesso vi dico un po' in generale queste cose che comunque hanno buon inci, sono buone, mi sono piaciute, le ho comprate. Mi ha dato l'idea di fare questo video mia sorella Nancy. Se ancora non siete iscritti al suo canale, mi raccomando, iscrivetevi, che ha fatto un video troppo divertente dove si è spiaccicata delle robe in faccia, ha provato dei prodotti stranissimi e lei mi ha dato l'idea, ha detto lo faccio anch'io. I suoi sono più strani dei miei, devo dire la verità, i miei non sono così pazzi e strani, sono proprio dei cosmetici e ve li voglio far vedere. Allora, prima di tutto questi due che sono di Lavera o Lavera, ho trovato appunto all'OVS ed è una marca tedesca molto buona, che non so se ve ne ho mai parlato, però comunque io li compro spesso perché costano poco e sono completamente naturali e biologici. Perdonate la mise sportiva, ma sto comunque andando in palestra, quindi ho detto faccio questo video a volo prima di andare ad allenarmi. E questo qua sono shampoo e balsamo che mi hanno molto colpito. Shampoo per capelli brillanti in piega, senza silicone, ovviamente hanno tutti i buonici, quindi non hanno silicone, non hanno paraffina, non hanno nulla di dannoso. E questo marchio comunque è molto buono, è economico ed è a buonici. Balsamo brillanti in piega, provare, ve voglio far sapere. Ho dei dubbi un po' sul balsamo perché ha tutti gli ingredienti naturali, estratti naturali, ma non ha dei condizionanti molto strong, quindi ho paura che per i miei capelli non districhi abbastanza, quindi vi farò sapere al più presto una recensione. Voi se vi piacciono i miei video, soprattutto sul mercato, lasciatemi tanti like, fatemi sapere se anche questa tipologia vi può piacere, molto rapida, in cui semplicemente vi faccio vedere i miei acquisti per consigliarvi prodotti che comunque hanno moinci eccetera, fatemelo sapere che ve li faccio più spesso. Ho comprato questo qua ragazzi, un balsamo corpo rassodante, una crema corpo, perché mi voglio preparare appunto all'estate con delle creme rassodanti. In inverno devo dire la verità, sono un po' priga, non le utilizzo per niente, anche perché ho freddo. D'estate mi piace, soprattutto in primavera, e ho comprato di recente molti prodotti da supermercato anticellulite rassodanti per il corpo, quindi se volete li metto tutti insieme, vi faccio una bella review specifica su prodotti da supermercato rassodanti anticellulite. Questo non vedo l'ora di provarlo, è della Delidea, Delidia, è anche un'altra marca economica che si trova al supermercato ed è bio, è pieno di estratti naturali rassodanti per il corpo, quindi sono curiosissima di provarlo. È una crema corpo scendite. Ho preso i dischetti Shaka, dischetti per il trucco. Ho preso questo qua sempre di Lavera o Lavera, perdonatemi, non so mai come si dica. E è un burro cacao, anche il burro cacao, ho detto adesso lo provo. Io ho tantissimi burro cacao, ma sono un po' maniaca, quindi ne compro tantissimi. Questo è completamente naturale, quindi penso proprio che sia buono, anche perché come primo ingrediente c'è l'olio di ricino, e che è molto nutriente per le labbra, quindi non vedo l'ora di provarlo, ma già so che vi dirò che è buonissimo. Poi ho preso questo qua che è un latte detergente dell'Omia. L'Omia è anche una marca economica che potrete comprare al supermercato, io lo trovo spesso, sono veramente economici. Questa nuova linea mandorla e malva io non l'avevo mai vista ragazzi, è la prima volta che la vedo e sono curiosissima di provarla. Questa è viso occhi, veramente non vedo l'ora. Un latte detergente che è ricco di oli, completamente naturale, vari estratti naturali, l'acqua di rosa, acqua di amamelis, quindi secondo me è ottimo, però vi farò sapere una recensione. C'era anche altre cose di questa linea, mandorla e malva. E poi sempre di Lavera, sono andata proprio per Lavera e ho preso questo qua che è un contorno occhi per occhi radiosi, ragazze, non vedo l'ora di provarlo. Questo costava un pochino in più, non vorrei sbagliare, intorno ai 9-10 euro comunque, non mi ricordo di preciso, comunque sì. Però l'ho voluto prendere perché mi piaceva tantissimo, negli ingredienti, tanti ingredienti ottimi per l'idratazione, antirughe, antiocchiaie,
sodio ialuronato, veramente, quindi questo qua lo proverò, penso, come prima cosa in assoluto. Poi ho preso, ragazze, queste che le adoro tantissimo, sono delle maschere viso che sono della marca Jeunesse, non so come si dica, Jeunesse, Montagne Jeunesse, io le trovo anche all'OVS, non solo all'OVS, anche in altri supermercati, sono buonissime, non sono naturali e bio, però comunque sono buone rispetto a tante altre, non hanno particolari ingredienti dannosi e sono carine perché sono colorate, sono profumate alla frutta. Poi casomai farò una recensione specifica su queste, comunque le amo, non è la prima volta che le compro. Però ho preso queste che sono carinissime, sono delle mini whips, delle, tipo delle salviette rinfrescanti, hanno un buon inci, insomma io queste qua, piccoline così, mi piace metterle in borsa, magari mi ci pulisco le mani oppure pulisco gli occhiali, comunque sono sempre utili. Ho preso questi due lucida labbra di una marca che non avevo mai, allora questo è Deborah Milano, è stranamente anche un inci accettabile, cioè senza siliconi, senza paraffina, ovviamente non è naturale, non è bio, però comunque accettabile, mi piaceva tantissimo il colore perché è un rosa nude, allora ho detto lo prendo. E poi questo trasparente ho cercato dappertutto, erano tutti con paraffina, questo era uno dei pochi che era accettabile, di questa marca Eye Shine Lip Gloss P2 Cosmetic, non so, non l'ho mai sentita in vita mia, costava poco, l'ho comprato all'OVS e appunto vi ripeto, non è naturale, non è bio, però almeno non ha quelle schifezze colossali. E poi della Essence ho preso questo qua che infatti è su I'm New, è una novità, Satin Touch Blush, è un blush troppo troppo carino. Voi sapete che io amo i blush della Essence, ve ne parlo spessissimo, ho fatto tanti video sulla Essence, questo è molto carino, è un blush terra satinato, molto molto carino, molto elegante, non quelle robe sparaflesciate, e non ha siliconi, non ha paraffina, ha completamente un buon inci, è 20, Satin Love si chiama. Comunque della Essence fatemi sapere nei commenti voi se avete trovato altri prodotti buoni, delle novità, perché ci voglio ritornare, questo l'ho preso a volo, ma voglio ritornare di nuovo dalla Essence e farmi una scorpacciata di prodotti che hanno buon inci, buoni, accettabili. Voi fatemi sapere nei commenti se avete trovato qualcosa di buono, vi potete anche mettere i link dal sito, perché sul sito ci sono gli inci della Essence, magari se qualche prodottino volete dei consigli, oppure voi stessi l'avete comprato, vi siete trovate bene, insomma fatemi sapere, perché proprio nei prossimi giorni tornerò alla Essence a comprare tante cose e vi farò una recensione specifica. Per ora vi dico questo qua, come tutti i blush della Essence, super promossi. Poi ho preso questa che non avrei dovuto prenderla, ma ho fatto come i bambini, a me questa mi ricorda, non so perché, le nonne, l'infanzia, non lo so, mi piace tantissimo, è l'acqua distillata alle rose Roberts. Infatti ho preso la piccolina perché, ragazze, non ha un buon inci, non è naturale, però comunque non è neanche chissà che cosa di malvagio, è semplicemente che è acqua di rose, però non pura. Ovviamente io vi dico, ragazze, comprate un'acqua di rose pura, magari di derivazione biologica, ovviamente è meglio. Questa è un'acqua di rose con altri estratti di rosa damascena, cioè tutto questo qua. L'unica cosa che non va tanto bene è che ci sono dei conservanti non tanto, non naturali, non bio, questa è la cosa, però comunque è un'acqua di rose, non è nulla di, non morite se ve la mettete, insomma. E mi piace tantissimo e il profumo lo stradoro, madonna, è qualcosa di pazzesco, quindi non ho resistito, come vi ripeto, come una bambina ho detto Dio lo voglio, anche solo per snasarla. Comunque è uno di quei prodotti che, anche se non ha un buon inci, ha un inci accettabile ed è buona. A me piace come tonico dopo che ti sei struccato. L'ho preso il piccolino, ho detto così, vabbè. Poi magari troverò un'acqua di rose più pura. Però il profumo come quella non ce l'ha nessuno, non so perché. Poi ho preso questi qua che sono troppo troppo carini, dischetti rinfrescanti, però che questi li ha presi anche Nancy, sono troppo carini, ragazzi, e i pads, non vedo l'ora di provarli. Questi qua dovrebbero essere per le occhiaie, le borse, il gonfiore, quindi sono di quelli a panda che si mettono nel congelatore, li metti sugli occhi. Vi ricordate, avevo fatto anche un tutorial per fare in casa tipo questi dischetti ghiacciati per gli occhi, avevo fatto proprio il video un po' di tempo fa. Questi qua sono carini, che magari ve li potete portare dietro anche se dovete viaggiare, ad esempio avete un evento importante, ve li portate dietro, li mettete nel congelatore tipo del frigo bar dell'albergo, non lo so dove sarete, e la mattina mi mettete sugli occhi e sgonfio, non vedo l'ora di provarli. Vi farò più presto le recensioni specifiche di questi prodotti, ma anche di tanti altri, ne ho tanti altri che ho già provato e sono pronta per recensirli, quindi vi aspetto i vostri like se vi piacciono i miei video sui prodotti al supermercato, sono felicissima di farli. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!
pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza.